Sandro Klapitz, allenatore del Lampezzo. Allora Sandro, ti ritieni soddisfatto della stagione? No, per niente. Purtroppo è stata una stagione iniziata male e finita peggio. Eravamo partiti con buonissime intenzioni, gli allenamenti numerosi 20-22, poi un po' di infortuni, anzi troppi infortuni, e un po' della tanta gente che con poca passione, con poco attaccamento alla maglia, qua e là, durante l'anno sono stato costretto tante volte ad arrivare con i numeri contati e presentarmi in campo come potevo. Io ce l'ho messa tutta, io ho iniziato gli allenamenti il 19 di marzo, tre allenamenti per settimana, ho finito due giorni fa gli allenamenti, non ho saltato un minuto. Quindi dal lato impegno e serietà ce l'ho messa tutta, dal lato risultati invece male. Però Sandro, è una squadra giovane e tu con i giovani hai dimostrato nella tua carriera di saperci fare, quindi è una squadra che può avere un futuro. Sicuramente, se i ragazzi capiscono l'importanza della serietà, dell'impegno, sicuramente questa squadra cresce, perché anche oggi, portiere 2005, la difesa 3 del 2003, 1 del 2001, tutti così, 2002, cioè una squadra giovane. Però bisogna impegno, serietà, attaccamento alla maglia, e perché nella vita, io mi sono accorto che sono vecchio, che nessuno ti regala niente. Senti, Lampezzo è una piazza storica del calcio, sì, del calcio carnico, quindi credo che tu abbia anche delle responsabilità verso questa società. Sicuramente, io mi ricordo, ho giocato contro il grande Lampezzo, schierava nelle sue file un certo Geni, Petris, che ha giocato in nazionale qua là. Era un calcio veramente bello, giocatori fortissimi e via dicendo. Io sono venuto su per cercare di dare un'identità a questi giovani, per cercare di migliorarli tecnicamente, anche tatticamente, come sono capace. Sì, io sono un dilettante, però sono una persona che mi piace anche aggiornarmi e tutto il resto, però anche dall'altra parte ci vuole la stessa impegno e voglia. Ma quindi rivedremo Sandro Klapitz sulla panchina del Lampezzo il prossimo anno o no? Guarda, questo non lo so, dipende dalla società, però mi sembra che la mia panchina e senza tre gambe, capisci?